tutti, oggi è lunedì 21 agosto 2023. Il sole sorge alle 6.20 e tramonta alle 19.46. La luna sorge a 00:42 e cala alle 16.06. Oggi si celebra San Pio X. Il nome Pio ha origine latina e significa devoto. Il suo numero fortunato è il 4, il colore è il verde, la pietra lo zaffiro e il metallo l'oro. Quando il caldo si fa sentire, non c'è niente di meglio di un bel ghiacciolo rinfrescante. Vi spiego come farlo anche in casa. Quello più dissetante è sicuramente al gusto di limone. Ecco una ricetta facile con soli 3 ingredienti. 150 g di succo di limone, 100 di acqua e 50 di zucchero. Per prima cosa realizzate lo sciroppo, quindi versate l'acqua in un pentolino, scaldatela e fate sciogliere lo zucchero. A questo punto fate raffreddare. Poi aggiungete il succo di limone e versate il composto negli stampini, lasciando un centimetro di spazio dal bordo, poiché una volta messi nel congelatore il volume aumenterà. Dopo circa 40-50 minuti estraete e inserite gli stecchini nelle formine. Mettete nel freezer e fate solidificare per almeno 4 ore. Sono 67 le candeline per l'attrice Laura Morante. Dopo l'esordio a teatro con Carmelo Bene, recita numerosi ruoli drammatici in film e serie televisive. Ecco il regista Nanni Moretti che raggiunge la popolarità, da Sogni d'oro a Bianca fino alla consacrazione con L'assenza del figlio, che nel 2001 le fa conquistare il Davide di Donatello come miglior attrice protagonista. Festeggia 37 anni l'ex campione di atletica giamaicano Usain Bolt. Per i numerosi record raggiunti è considerato come il miglior velocista di sempre. Può vantare 8 ori olimpici e 11 primi posti ai campionati del mondo. È primatista mondiale nei 100 metri, nei 200 metri e nella staffetta 4x100. Infine oggi compie 39 anni la cantante e ballerina francese Alizé. Con Moi Lolita, brano di successo in tutta Europa tra il 2000 e il 2002, si è fatta conoscere al grande pubblico. A causa del testo della canzone è stata identificata come la Lolita del brano, per la sua giovane età e l'immagine acqua e sapone che la caratterizzava. A Parigi è tutto pronto per il furto del secolo. È il 21 agosto del 1911. Vincenzo Perugia decide di entrare in azione lunedì mattina, giorno di chiusura del Louvre. Avendo prestato servizio al museo, conosce le abitudini del personale. Alle 8.30 il furto è compiuto e Perugia torna in taxi nel suo appartamento. Al museo si accorgono del furto il giorno dopo e per più di 2 anni della Gioconda si perde ogni traccia. Dopo aver tenuto il quadro appeso in cucina, Perugia si mette in contatto con un antiquario fiorentino, inviandogli una lettera firmata Leonardo, in cui spiega che secondo lui l'opera appartiene all'Italia ed è disposto a restituirla in cambio di 500.000 lire. Viene organizzato lo scambio, ma è una trappola e il fuggiasco viene arrestato. Sapete che i gatti hanno un talento davvero straordinario quando cadono da luoghi alti come tetti o alberi? Possono girarsi in aria e atterrare sempre sulle zampe senza farsi male. Gli scienziati lo chiamano il riflesso di rettifica. Il nostro Marco Amato anche oggi saprà sapientemente dirci quali sono gli astri a nostro favore. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Iniziamo con una bellissima e raffinatissima luna in bilancia. Vediamo, Ariete. Luna d'opposizione per voi all'inizio di questa settimana e sembra proprio che i vostri punti di vista dovranno essere ribaditi al partner. Amore un po' teso. Toro, la giornata di oggi prevede un appoggio di Mercurio e di Marte molto significativo, quindi da oggi, e visto che inizia una settimana in cui dovrete riatterrare nella realtà, preparatevi a ordinare qualcosa in banca coi colleghi e coi collaboratori. Gemelli, giornata molto bella oggi, visto che la luna vi sorride ed è d'aria, quindi favorite le relazioni e favorite di nuovo i sentimenti che tornano a essere più domabili. Marte sta perdendo il suo potere di quadratura, quindi un po' più calmi e più pronti ad affrontare il tutto. Cancro, giornata oggi che inizia un po' con la luna storta in quadratura, in bilancia. La vostra dea, insomma, tenta un po' di mettervi i bastoni tra le ruote. E voi vi richiudete nell'abbraccio familiare, ma coccole non vi mancheranno. Leone, giornata oggi che prevede sempre quella stasi di Venere che però nasconde qualcosa. I leone che provano e nutrono dei sentimenti inaspettati e nuovi dovranno fare i conti con la loro realtà e con ciò che è nato.
Vergine, giornata oggi che prevede un iperattivismo proprio perché l'inizio settimana porta bene per riorganizzare l'agenda e il tutto. Magari alcuni di voi saranno già in vacanza, ciò non toglie che potranno farlo anche mentalmente, mentre invece la passione ancora vi solletica non poco. Bilancia, giornata oggi con una splendida luna che vi aiuta a valutare e a guardare la situazione come i padroni del gioco. Ordinerete il tutto e vi sentirete molto più forti degli antagonisti. Scorpione, giornata oggi che prevede una luna molto emotiva nella vostra dodicesima casa e state un po' ripensando a qualcosa del passato, forse a qualcosa che vi manca. Sursum corde, in serata migliora decisamente. Sagittario, la giornata oggi prevede una luna amica, ma ancora quel Marte agli sgoccioli tende a rendervi un po' nervosi. Non insupervitevi se ancora non vi ritenete attenzionati dalla giusta comunicazione affettiva da parte degli altri che desiderate. Pazienza. Capricorno, la giornata oggi prevede una luna nemica e quindi tutta una serie di ripensamenti, nostalgia del passato e anche punti di vista altrui con cui fare i conti. Cercherete comunque di trovare la quadra col vostro carisma da rocce indomite. Acquario, splendida la luna oggi che vi riequilibra moralmente e sentimentalmente, molto più disposti a essere amicali e a sorridere un po' alla vita. Avete ripreso un po' le abitudini e siete motivatissimi a darci dentro nel lavoro. Affascinantissimi, anche se un lunedì potrebbe succedere di tutto. Pesci, giornata oggi che vi vuole con l'ultimo rush di Marte contro, ma motivati a dimostrare chi siete e ci riuscirete con un piglio fortemente dedicato al vostro Nettuno che tende molto a preservare la vostra nobiltà d'animo. Hai una passione per i video documentari? Allora questa è la tua occasione. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai in sovraimpressione. Mi raccomando, è il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Al grande triplete, l'Inter del nuovo allenatore Benitez aggiunge il 21 agosto 2010 la Supercoppa italiana, vincendo in rimonta 3-1 contro la Roma. Quando vogliamo davvero conoscere qualcuno, ci immergiamo nei social media, scrutando tutte le informazioni, scovando immagini di anni passati e quasi sempre si trova qualcosa di sorprendente e inaspettato. È in questo momento che viene spontaneo chiedere: hai per caso uno scheletro nell'armadio? Questo modo di dire, anche noto in inglese come to have a skeleton in the closet, implica avere un segreto imbarazzante o compromettente. Su Sicilia Play troverete tutte le nostre produzioni, anche quelle storiche che hanno reso iconica la nostra rete. Basta cercarci su YouTube. Emilio Salgari, l'autore di Sandokan e Il Corsaro Nero, ha fatto sognare tanti giovani lettori con le sue avventure. Nonostante non abbia mai viaggiato, riusciva a creare terre lontane come se le avesse vissute davvero. Ha scritto oltre 200 opere, ma questo grande impegno ha avuto un costo elevato: lo stress e i problemi finanziari. Soffriva di insonnia, depressione e attacchi di panico. Fumava e beveva molto, così come la moglie Ida Peruzzi, che venne ricoverata in un manicomio. Nel 1901 Salgari tentò il suicidio. Anche suo padre si era tolto la vita molti anni prima, convinto di avere una malattia incurabile. Infine Salgari si recò sulle colline, luogo in cui amava trascorrere momenti felici con la famiglia, e lì mise fine alla sua vita. Gli anni successivi, due dei suoi figli compirono il gesto estremo seguendo il triste destino del padre. Ci salutiamo con la frase del giorno: è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Non mancate domani per una nuova puntata dell'Almanacco.